col mitico Peppino. Sono contento, sono felice, saluto gli amici di Facebook, Forza Foggia, e speriamo che si continui a vincere soprattutto. La cosa più bella non è il 4-0, la cosa più bella è che la squadra dopo 80 minuti correva come se fossimo in campo dopo 8 minuti e non dopo, 80, dopo oltre 80 minuti, quindi va bene così, speriamo di continuare perché ci vuole continuità di risultati, anche il fatto di non aver subito gol è importante oggi, come 4-0 avremmo meritato qualche gol in più, l'avevamo anche fatto, c'è stato annullato uno per fuorigioco e l'altro perché si è ricordato che durante le guerre puniche era successo qualcosa e allora ha preferito, vabbè, comunque va bene così. Una Foggia, ragazzi. Una battuta su Insigne e Romagnoli, oggi due giganti. Sono stati bravi, però Insigne deve ricordarsi sempre che gioca per il Foggia e non per se stesso, lui vuol mettersi in evidenza, ormai a Napoli lo sanno che è bravo, tornerà a giocare a Napoli quanto prima, quando sarà possibile, però deve giocare per la squadra, anche se Insigne ha dato una grande mano, specie nel primo tempo dove è stata l'unica punta a retrocedere, a dare una mano al centrocampo, mentre Farias e Sau erano molto statici, lui ha cercato di fare qualcosa anche nel primo tempo. Nella ripresa si può dire che ha vinto la sola partita è un'eresia perché il calcio si gioca in 11, però ha dato un grosso contributo al Foggia per farlo vincere oggi. Grazie, prego.